Signori e signori, appassionati di elettronica, appassionati di informatica, di quello che volete voi, vi presento il protagonista del nuovo video di oggi. Bene ragazzi, a parte gli scherzi, benvenuti a un nuovo video tecnico. Questo PC l'avete già visto, è l'HP6735S del mio amico. La scorsa volta abbiamo visto se vale la pena sostituire l'hard disk con un SSD. Se non avete visto il video, vi lascio il link in descrizione qua sotto. Adesso invece passiamo allo step successivo, che è quello più importante per questo upgrade, ovvero andiamo a sostituire la CPU. E lo facciamo con una AMD Turion Ultra Dual Core. Non è detto che questa operazione vada a buon fine, a parte il fatto che i portatili sicuramente sono più limitati rispetto ai desktop. Però mettendo una CPU più prestazionale dobbiamo considerare tre parametri. Uno è il calore, quindi più prestazioni e abbiamo più calore. Quindi bisogna vedere se il dissipatore è in grado di disperdere il calore. BIOS e chipset. Bisogna vedere se il BIOS legge la CPU, se il chipset è compatibile. Il socket è uguale, bisogna prestare attenzione a quando si inserisce perché questi pinini sono delicati e stortarne uno soltanto appena mettiamo fuori combattimento la CPU. Terzo parametro, wattaggio. Quindi bisogna vedere se questa macchina è in grado di dargli la corrente necessaria per la CPU. Un'ultima cosa, il venditore di eBay, dove io ho acquistato la CPU, mi ha detto che assolutamente questa CPU non va su questo portatile. Visto che lo speaker di sinistra non funziona e devo fare un intervento a cuore aperto, ne approfitto per sostituirli tutti e due. Ho messo il nastro rosso per identificare le viti quelle più lunghe. Pioggia di viti in arrivo. Andiamo piano pianino in modo di non strappare i cavi flat che ci sono collegati. Chiaramente questo viene via più facilmente perché l'ho già smontato più di una volta questo portatile. Con calma, perfetto. Tiriamo su leggermente la tastiera e qui ci abbiamo l'altro cavo flat. Tiriamo su la levetta, ok. A staccare i cavetti dal wifi, attenzione a non rovinarli perché sono piccoli e delicati, e mica di farlo fuori in diretta, di ammazzarlo. Cacciavite, sempre. Ora andiamo a montare l'altra CPU. Mi raccomando, guardate la freccia, deve coincidere con la freccia del socket. Quindi lo andiamo a appoggiare delicatamente, facciamo così. Eccolo qua. Ora andiamo a pulire il dissipatore, tiriamo via la pasta termica. Vi do una dritta: per pulire la pasta termica usate la dielina anziché tutti i prodotti, i prodottini per le CPU che costano un botto di soldi. Invece questa con pochi euro vi portate a casa una camionata di dielina. Non succede niente ed è ottima. Visto? Bello pulito. Mettiamo un goccio di pasta termica sul processore. Basta un chicchetto. Sulla GPU andiamo a rimontare il dissipatore. Very important per raffreddare la CPU. Adesso è venuto il momento della verità, vediamo se funziona, andiamo a accendere. È andato a schermo, grande. Voglio entrare nel BIOS a vedere se mi riconosce la CPU.
Andiamo a selezionare impostazioni BIOS F10, siamo entrati dentro, vediamo informazioni del sistema. AMD Turion X2 Ultra Dual Core ZF80, grande, grande, grande. Speaker, abbiamo la cassa destra. Ragazzi, abbiamo potuto constatare che è possibile sostituire una CPU soprattutto a un portatile vecchio. Basta che voi prestate attenzione ai parametri che ho elencato prima. Usate la vostra testa, usate la logica. Non che uno non deve ascoltare le altre persone. Se un venditore mi dice che questo processore è l'unico che non va su questo portatile di tutta la lineup della stessa serie di processori, c'è qualcosa che non va. Essendo lui esperto, avevo questa, tra virgolette, paura, vende roba di computer da anni, magari avrà ragione, cioè ha molta esperienza, però dico, com'è possibile? Ho deciso comunque di prenderlo. Allora mettetemi quello che volete e facciamo un altro video e vediamo se ne basta la pena veramente a fare questi due upgrade. Comunque ciao ciao e alla prossima.